Alezza, buongiorno. Buongiorno. Tre cocchi. Una o niente, ho detto due. Inizio questo, il mio primo nozzo. Non ce l'hai? Thank you.
provo il nuovo mascara, questo qua, che mi ha regalato mia mamma. Voglio vedere la differenza. Questo è della Rimmel London. Scusate se non si sente niente, ma sta andando l'asciugatrice e la lavatrice. E io sono in bagno. Beh, direi che la differenza si nota. Lo scovolino è questo. Si applica bene anche con un solo passato. Asciughiamo così. Beh, diciamo che adesso è più decente, più o meno. Sono praticamente le 11:10 e noi stiamo lavando la macchina. Vabbè, ma perché era piena di terra, perché sennò
Era sporca. Dai. Su. Per asciugarla mi sembra che non c'è qua. Alezza, buonanotte. Buonanotte e buon riposo. A domani. Grazie. Ovviamente va staccato le radici sotto perché sennò cresce ancora. Tanto alla fine era secco, infatti un po' di... ci sono le foglie, però è tutto secco. Se mai qua ci pianto un bell'albero, adesso vedo. Vabbè, ovviamente non quest'anno perché ormai sarà difficile mettere a posto tutto. Però con calma, almeno così c'è più spazio, perché sto coso secondo me occupa troppo spazio. C'è un conto, siamo andati di fianco, ma poi così, cioè almeno qua facciamo piazzare con il coso, cambiamo tutte queste, lo facciamo un po' più spazioso. No, uno quello con l'acqua è mio. No. Tutti e due con l'acqua sono. Tu e tu. Non morite mica. Vabbè.
vedere se regge così. Comunque, siamo arrivati adesso a casa, sono le 5 ormai, oggi è lunedì 25, festa della liberazione. Io stavo, cioè, stavo parlando di questo mascara la prima, l'altra volta, cioè nelle altre clip, però poi alla fine non vi ho detto niente. Comunque volevo farvi vedere questo mascara qua della Rimmel London. Questo è di Ewing Scandal, yes, qualcosa del genere. Allora, l'ho provato con una sola passata, le ciglia ovviamente le fa, cioè si vede il prodotto, anche solo con una sola passata. L'ha provato mia mamma, cioè l'ha provato, l'ha visto mia mamma su Amazon. Dopo poi glielo dirò, perché è buono. Non so quanto l'ho pagato, credo 5 euro. L'ho provato la prima volta perché ho finito il mascara, per fortuna me l'ha preso, perché sennò ero senza mascara. E niente, comunque volevo dirvi che questo mascara è ottimo. L'applicazione è ottima. E anche come si applica con lo scovolino così non è male. Poi si vede il risultato perché le ciglia le fa belle alte, specialmente io che non ho, comunque un po' forse si vede. Niente, volevo dirvi questo. E alla fine volevo registrare solo sabato e domenica, ma alla fine ho cambiato idea e ho registrato anche di lunedì, perché in teoria ieri, che era domenica, non abbiamo fatto niente. Siamo stati, diciamo, a riposare nel letto quasi tutto il giorno, siamo stati in casa. Anzi, tutto il giorno siamo stati a casa e ho guardato un po' di video sui vostri canali, e per cui alla fine abbiamo fatto solo sabato tutto il giorno e lunedì, cioè oggi, tutto il giorno, come avete visto in un po' di clip. Giustamente non ho registrato tutto, anche per non farlo durare tanto questo vlog, però più o meno abbiamo tagliato la pianta in giardino, abbiamo fatto le due stanze, abbiamo verniciato le due stanze, cameretta e il matrimoniale. Manca solo il corridoio, la sala e la cucina. Per cui almeno le due stanze le abbiamo fatte. Manca solo mettere il pavimento e mettere almeno mezza parete di... adesso mi viene il nome, comunque mezza parete. Mio fratello mi metterà il coso per il caldo e il freddo, in poche parole, solo che mi viene il nome adesso, vabbè, comunque. E poi niente, mancherà tutto il pavimento della camera di tutta la casa. Abbiamo già ordinato la caldaia, abbiamo già ordinato il pavimento, abbiamo già ordinato le piastrelle per il bagno, sia quelle sotto che quelle in doccia. Abbiamo ordinato tutto il materiale. Prima di Pasqua dovrebbe arrivare, spero, fine di aprile. Spero che la caldaia e tutto il resto arriveranno fine di aprile, così almeno inizieremo a fare i lavori belli grossi, perché adesso stiamo facendo lavori quelli normali. Però non manca tanto, ci sono ancora un po' poche cose da mettere. L'unica cosa è il bagno è ancora un po' da decidere, sulle piastrelle, quelle sul muro. Mancano solo le piastrelle sul muro, sono un po' indecisa, e per cui quelle forse le farò più avanti, perché è difficile decidere. Poi voglio che sia tutto come voglio io, tutto fatto bene, eccetera. Per cui niente, adesso inizieremo a aspettare il materiale, inizieremo a aspettare la caldaia, eccetera. Queste cose qua che devono ancora arrivare. Per cui niente, adesso mi faccio la doccia, così mi lavo tutta, perché sono tutta, cioè, sono tutta bianca. Perché ho imbiancato tutte le stanze. E niente, per cui
Così così mi faccio anche una maschera. Perché la mia... Non ho messo correttore fondotinta perché c'ho tutta la pelle scripolata, tutta piena di brufoli. Però vi faccio vedere una crema. Che grazie a sta crema mi sono passati i brufoli, sia i brufoli che tutte le macchie che avevo in faccia. Infatti ne ho poche. Qua avevo un brufolo bello che si vedeva grazie a sta crema della Thailandia naturale al 100%, che c'è solo il tree aloe vera e la tea tree, sì, non riesco mai a dirlo. Grazie a questa crema, dopo neanche 2 giorni il brufolo non ce l'ho più, per cui è fantastica. L'unica cosa che ho, solo questa, perché ne avevo 2, una l'ho finita, questa è l'ultima che ho. Ho provato a vedere su Amazon, ma non c'è, per cui o andrò in Thailandia a comprarla oppure dovrò vedere se in un sito thailandese c'è questa crema. Boh, vedremo. Comunque niente, spero che questo video non è durato tanto. Vabbè, comunque concludo qua il vlog, in senso che vi faccio vedere 2 o 3 cose, quello che faccio fino alla chiusura del vlog, perché poi dopo dovrò montarlo e farlo andare su il canale. E direi che non so se riuscirò a farlo andare su alle 2 del pomeriggio, vedremo se riesco bene, se no lo metterò per le 8, se no lo metterò giovedì e cambierò i giorni dei video, invece di mettere il video di giovedì lo metterò per martedì, se no viceversa, adesso vedrò se riesco a organizzarmi. L'altra volta avevo fatto così, sono rimasta, non sapevo più cosa fare, se mettere prima questo, poi alla fine sono riuscita, però questa volta non lo faccio più. Perché mi sono stufata di cercare di pubblicare il video in quel giorno, in quelle ore, e poi alla fine ci sono pochissime persone che neanche il tempo che si pubblica il video non lo vede neanche nessuno. Dopo 4 giorni forse lo vedono tante persone, non lo so perché. Comunque cerco di non fare come gli altri video che devo fare tutto veloce e poi nessuno li ha guardati. Va bene, ci vediamo dopo. Io ovviamente vi saluto adesso, ma poi cioè io continuo lo stesso a fare questo vlog così, sperando che non dure tanto. Spero. Comunque, a dopo. Mi sono dimenticata di farvi vedere la torta che ho fatto prima. Praticamente ho preso la ricetta di ricette e risate in pochi minuti. Questo è il suo canale. E se andate qui, dove c'è scritto torta con cioccolato e fragole, schiacciate questo, che è il video. Mamma mia, che profumo di cioccolato e fragole. Questa è la ricetta che ho preso. Ho avuto anche un'idea, eh. Il cioccolato prima, infatti, che se volete, raffredda tutto e ritorna sopra. Se vedete, è uguale, identica. Ovviamente non vi posso far vedere tutto il video perché, cioè, se volete vedere il video, lei ha messo lo yogurt, io lo yogurt non ce l'avevo e non l'ho messo, ho messo solo le fragole e il cioccolato delle uova di Pasqua. Però se andate a vedere la sua ricetta, che è questa qua nel suo canale, cioè, provatela perché è fantastica. E volevo farvi vedere ovviamente dove ho preso la ricetta, dato che ho fatto questa torta con cioccolato e fragola, io non sapevo come utilizzare il cioccolato delle uova di Pasqua. E quando ho visto sul suo canale che
mi ha praticamente fatto questa ricetta dove lei utilizza l'uovo di cioccolato. Adesso vi faccio vedere qua. Vediamo dov'è. Qui. L'uovo di cioccolato. Vediamo gli ingredienti. Cioè. Tre uova. Adesso aspettate perché se no lo vedete tutto nel mio video e poi non andate a vederlo nel suo canale. Comunque, la torta è venuta buonissima, molto morbida, si sentono sia le fragole che il cioccolato. Io ho messo tante fragole e tanto cioccolato ed è cioè sia sopra che dentro l'ho messo il cioccolato. Infatti è diventata bella morbida. Io vi consiglio di fare questa ricetta e di andare a vedere il video che ho preso ovviamente della ricetta della torta. Però calcolate che ce ne sarà, che ci sono tante altre ricette. Come vedete qua, lei c'ha tante ricette perché fa solo ricette e qualche video dei Gratta e Vinci. Infatti, come vedete, io guardo tutti i suoi video e non ne perdo neanche uno. E io faccio sempre le sue ricette, ogni ricetta che fa la provo sempre. Infatti la prossima volta volevo provare la ricetta quella allora sia la torta di mele che i tartufini. Mamma mia, questi qui li voglio provare, non l'ho mai fatti, li voglio provare. E ci sono tantissime altre ricette che vorrei provare a farle. Poi le faremo ovviamente quando avrò la cucina nuova. E cioè, andate a vedere il suo canale perché le ricette sono fantastiche. Poi se le fate voi, cioè, vi assicuro che vengono ancora più buone perché ovviamente sono prese nei suoi video. Però vi assicuro che la torta che ho fatto io, questa qua, al cioccolato e fragole, in 2 giorni, secondo me, finisce. Dopo ve la faccio vedere comunque. Comunque andate a vedere il suo canale perché le ricette sono bombe. E niente, volevo farvi vedere dove avevo preso la ricetta, così almeno lo sapete, e anche dove ovviamente prendo le ricette. In tutto questo, niente. Alexa, buonanotte. Buonanotte e buon riposo. A domani. Ecco il mio bacio della buonanotte. Sogni d'oro. Eh sì. È proprio ora di andare a dormire. Buonanotte. È ora di andare a dormire. 5. Cosa sto facendo? Inizio a contare le pecorelle, ovviamente. Buonanotte.